22 edizioni di questo festival, in pratica quasi la metà della mia vita ho dedicato al festival Ex International Friends. Oltre 150 gruppi arrivati un po' da tutto il mondo, è nato a Lanciano e poi nel tempo, negli ultimi 3 anni proprio, è diventato itinerante questo festival. E saremo quest'anno a Rocca Scalegna, giovedì 13 agosto, e il festival sarà presentato dal bravissimo e simpaticissimo comico e attore Gabriele Cirilli. E sarà importante anche la presenza del campione d'Europa di pugilato Michele Di Rocco. Poi tantissimi artisti di diverse discipline, di diverse, diciamo, anche generi musicali che si incontreranno per questo trasguardo musicale, interculturale certamente, e pieno di, diciamo, di sorprese. Vi invitiamo quindi a Rocca Scalegna il 13 di agosto, e ovviamente ingresso libero perché si farà proprio in piazza, in questa bellissima piazza dove si vedrà sullo sfondo il bellissimo castello di Rocca Scalegna. Quindi ecco, la cosa importante è che il festival sia rimasto nel nostro Abruzzo. Certamente 22 edizioni di questo festival è una scommessa vinta da un punto di vista personale. È nata a Lanciano, anche se oggi non si svolge più a Lanciano, ma sicuramente torneremo nella città, nella mia città, nella mia adorata Lanciano, appena le condizioni lo permetteranno. 22 anni dove in pratica siamo riusciti a coinvolgere artisti del panorama internazionale e nazionale. Mi riferisco al grande Paco Suarez, alla Katrivi Orchestra, a Maria Sherman, a Olga Generalova, così come a livello nazionale ricordo la partecipazione straordinaria di Dario Vergasola, di Povia, degli AU2, di Lino Patruno, di Monio Vadia, di Lorena Bianchetti, di Pino Insegno, Paolo Brosio, davvero artisti e personaggi straordinari. E quest'anno a Rocca Scalegna, appunto la partecipazione di Cirilli, di questo carissimo amico Gabriele Cirilli, appunto, darà un tocco di abruzzesità anche. Abbiamo voluto, insomma, la sua presenza anche per il fatto che è un nostro corregionale. E devo ringraziare gli sponsor, devo ringraziare anche le persone che si sono adoperate per la riuscita di questa manifestazione. E ringrazio anche la Regione Abruzzo, ringrazio l'UNAR, il Dipartimento delle Pari Opportunità a Palazzo Chigi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ringrazio le diverse associazioni che hanno collaborato e Alberto D'Alessandro, il direttore dell'Ufficio Nazionale del Consiglio d'Europa, che ha come dire, patrocinato questa iniziativa. Io ringrazio profondamente e sentitamente l'avvocato Tommaso Troilo, a cui do volentieri la parola, visto che è stato lui a promuovere questa iniziativa e ad essere il vero artefice di questa edizione. A te Tommaso, carissimo. Allora, io ti ringrazio tanto Santino. Innanzitutto colgo questa occasione per ringraziare Santino Spinelli della possibilità che ha dato a me e ad altri ragazzi di aiutarlo nell'organizzazione del 22esimo Alexian International Friends. E per me è stato motivo di grande soddisfazione e di grande orgoglio poter collaborare con lui e potermi vantare della sua amicizia. L'organizzazione di questo evento è nata sostanzialmente da una considerazione. Viviamo in un momento di grande difficoltà economica, sociale, viviamo in un momento dove le tensioni sociali, anche le tensioni razziali, si fanno sentire per tutti i fatti spiacevoli di cui siamo venuti a conoscenza in quest'ultimo periodo. Quindi organizzare un festival interculturale
che vedrà la partecipazione di svariati personaggi, di svariati artisti, ognuno dei quali eccelle in un determinato settore e in una determinata sfera di competenza, beh, ai miei occhi e agli occhi delle altre persone che hanno collaborato con me, appare come un modo per creare unione e interazione. Noi siamo eguali nelle diversità, non ce lo dobbiamo mai scordare, ma è proprio apprezzando le diversità delle competenze di ciascuno di noi che si riesce a cogliere l'essenza vera dell'arte e dell'umanità. L'evento si terrà a Rocca Scalegna il 13 agosto prossimo e voglio cogliere l'occasione per ringraziare l'amministrazione comunale di Rocca Scalegna e la Proloco di Rocca Scalegna che hanno deciso di ospitarci. Nella sua formulazione iniziale il progetto avrebbe dovuto trovare realizzazione a Gessopalena, tuttavia non è una polemica, ma è semplicemente una constatazione. A causa di alcuni problemi organizzativi con la locale Proloco non siamo riusciti a dare concretizzazione all'evento nel mio paese di origine. Questo non significa che in futuro non si possa comunque riproporre un'esperienza del genere, anche perché credo che le condizioni ambientali ci siano tutte. Mi auguro che ci sia una buona risposta da parte del pubblico, da parte delle persone. Stiamo investendo tanto su questo progetto perché, ripeto, la cosa più importante è unirsi e l'arte, essendo la più alta espressione dell'animo umano, deve tendere ad unire le persone, non certamente a dividerle. Mi sia consentito inoltre fare un ringraziamento particolare a Nicola Italiano, anche egli nell'organizzazione dell'evento, il quale ha fatto un lavoro certamente impagabile nella raccolta dei fondi, nella promozione, nell'attività di pubblicizzazione della cosa, nella speranza di avere fatto un regalo gradito alla nostra terra.